Un gesto di solidarietà che va oltre le apparenze. Il presidente della Fondazione Sant'Angela Melici Onlus, Don Alfio Linoce, ha presentato la donazione all'azienda sanitaria provinciale di Siracusa di 2 ventilatori polmonari, strumenti necessari e fondamentali in questa fase di emergenza da coronavirus. La Fondazione è un ente ecclesiastico della Diocesi di Siracusa che opera secondo i principi che incarnano i valori cristiani e da tanti anni è particolarmente attrezzato e specializzato nella vicinanza morale e materiale, nel sostegno e nella cura e nell'opera di abilitazione e riabilitazione delle persone più fragili. Il presidente della Fondazione ha ricordato gli utenti dell'istituto che non possono al momento fruire dei servizi riabilitativi erogati attraverso il regime di ambulatorio, domicilio e semiresidenziale, sospesi dallo scorso 17 marzo. A questi si aggiunge l'interruzione di altre attività che consentono alla Fondazione di prendersi cura integrale della persona attraverso percorsi di eccellenza nel pieno rispetto dei valori etici. Don Alfio Linoce pone l'accento sullo stato di sofferenza e sulle difficoltà vissute dalle famiglie e dalle persone con disabilità che hanno dovuto rinunciare ai necessari servizi. Nonostante lo sforzo e l'impegno del personale per mettere in atto un'azione compensativa di supporto, patiscono la sospensione delle prestazioni riabilitative necessarie per la qualità della loro vita. L'augurio è che presto la situazione possa tornare alla normalità, una soluzione per il bene di tutti ritornando al lavoro quotidiano che la Fondazione mette in atto affinché la persona possa essere non solo curata e guarita, ma soprattutto rigenerata in uno spazio d'amore in cui si accoglie e si solleva l'essere umano.